Allora, io ho fatto anche tante altre interviste che non ho montato in questa versione per vari motivi. A Giovanna, una trans francese, o meglio una trans che ora vive in Francia, aveva vissuto in Italia, la quale mi diceva, io prima che Hollande facesse la legge, camminavo tranquillamente per strada senza nessuna paura. Da quando Hollande ha fatto la legge, le aggressioni, gli insulti e gli sguardi storti si sono moltiplicati. Dice, io adesso ad esempio ho paura ad uscire da sola alla sera, perché però insieme poi parlavamo e diciamo probabilmente è una cosa che durerà un po' di tempo, poi probabilmente andrà a scemarsi, cioè quando la maggior parte della popolazione sentirà e capirà che l'istituzione del matrimonio paritario omosessuale non provoca nessun problema alla società, probabilmente si calmeranno gli animi. Certamente il fatto che la comunità omosessuale chieda, omosessuale e transessuale, chieda maggiori riconoscimenti, maggiori diritti, ha risvegliato il can che dorme. Cioè, finché noi stavamo zitti, accontentandoci di ignorare gli insulti, oppure nella migliore delle ipotesi rispondendo con l'ironia per cavarcela, è chiaro che potevano anche permettersi il lusso di non essere omofobi. Perché lo eravamo già noi, cioè condannandoci all'inesistenza giuridica, all'inesistenza legale. Quindi questa cosa sicuramente è legata alle istanze che oggi vengono fatte dal mondo LGBT. È però anche legata, secondo me, a una cosa di cui parlava prima Giovanni. Allora, io sono del 67, non ho vissuto diciamo, periodi dittatoriali in questo paese, non ero ancora nato. Non lo so se è la mia sensazione, probabilmente è solo questo, però da quello che percepisco mi sembra che si stia comunque andando verso una società molto autoritaria, o in un senso finanziario economico, perché poi non è necessario che la dittatura usi i carri armati, o in un senso religioso-ideologico. Io non mi ricordo un fondamentalismo religioso come quello che sento adesso. È vero, le sentinelle personalmente non mi fanno paura, anzi il pensiero che ho avuto mentre intervistavo i loro rappresentanti era se tu non parlassi saresti anche carino. Però non, cioè non mi fanno paura questi. Però è vero che quest'area di fondamentalismo la si avverte. Allora, anch'io sono dell'idea che il comportamento omofobico di per sé, che definiamo omofobico, non abbia nessun motivo morale di esistere, ha solo un motivo di carattere politico, è un controllo. È lo stesso motivo per cui io non posso decidere se fare il testamento biologico, non posso decidere se farmi l'eutanasia in caso di malattia. Allora, voglio dire, ma come si permette un'istituzione o lo Stato stesso a voler mettere il becco sul rapporto che ho io con il mio corpo? Cioè, è questo il punto. Quindi, secondo me sono queste due le cose. Da una parte un bisogno di autoritarismo per le schifezze che la nostra democrazia sicuramente combina e ha combinato. Dall'altro, appunto, il fatto che la comunità gay è stanca di stare zitta, finalmente, giustamente, voglio dire, e quindi chiede e ci sono queste risposte. Però, voglio dire, sono risposte in qualche modo prevedibili. Certo, quello che mi dà fastidio, che mi fa più paura, è che ad esempio a me è capitato molto spesso di parlare con persone eterosessuali, dicevo, ma voglio fare, sto preparando un documentario sull'omofobia. E ancora, ma cosa avete ancora? Cioè, no? Ancora cosa avete ancora? Va bene.
Però poi dopo gli dici, no, sai, ho conosciuto due, cioè, ci sono due miei amici, uno dei due è americano, l'altro è italiano, si sono sposati, quindi, ma ci mancherebbe. Allora, cioè, tu mi dici, ancora parlate di omofobia, poi mi rispondi, ci mancherebbe se ti dico, i miei due amici che hanno due figli vorrebbero che il loro matrimonio, perché questi sono sposati, fosse riconosciuto in Italia. E tu sgrani tanto di occhi, allora cioè, bisogna proprio parlarne di omofobia perché evidentemente c'è, ed è quella cosa per cui io decido come tu devi vivere. È quello. Torno un attimo sulla prima cosa, cioè quello che è anche l'aspetto che obiettivamente ci fa più paura e ci ha colpito, quindi quello della violenza. Ha intervistato appunto un rappresentante autorevole di quelli che teoricamente ci dovrebbero difendere. Qual è stata la tua sensazione, cioè della loro, diciamo, al di là ovviamente della facciata, ma diciamo della comprensione e della voglia di appunto fare barriera contro questa violenza? Il rappresentante è il magistrato. Sì. No, allora, io da parte della polizia e della magistratura, devo dire, io ho anche incontrato i rappresentanti dell'OSCAD, poi non li ho inseriti perché per avere una loro intervista era un iter burocratico lunghissimo e non facevo in tempo. In realtà oggi, io scherzando dico, a differenza che Stonewall, oggi la polizia è amica del movimento LGBT. Io ho sempre visto manifestazioni LGBT e il rapporto tra i rappresentanti delle associazioni e le forze di polizia è decisamente Positivo. positivo. Sì. Ho visto la polizia un pochino più tesa ad una manifestazione della Manif pour tous. Quindi, cioè, io penso che oggi il mondo LGBT abbia dalla sua sia la polizia che la magistratura, tant'è che il ragazzo che ha ucciso il tassista, il magistrato Aveva ha chiesto chiesto l'ergastolo, sì. E lui non si nasconde che è un crimine dettato dall'odio, quindi cioè, lui ha parlato quasi come se la legge, appunto la legge Scalfarotto fosse già passata. Per cui cioè io da questo punto di vista penso che la cosa sia abbastanza tranquilla. Secondo me sono semmai le forze politiche che non tengono conto di questo, cioè non cancellano la nostra esistenza giuridica. Questa è una cosa gravissima. Io scherzando dico sempre, visto che lo Stato non mi riconosce, ma perché mi riconosce quando io devo andare a pagare l'IRPEF? Cioè, se io non esisto, non esisto. Mi va benissimo. Allora, però cerchiamo di essere coerenti. Non capisco perché pago la tassa dell'immondizia. Se non esisto, che rifiuti faccio? Cioè, quindi io penso che oggi la comunità LGBT dovrebbe mettere in atto proprio anche questo tipo di dialogo. Allora, quando il sinodo, l'altro giorno, quando io ho presentato il documentario a Roma, era appena uscita la cosa del sinodo che diceva noi accogliamo le persone omosessuali per il loro talento, però sono contrari al disegno di Dio. Allora, io non faccio neanche arrivare alla frase del disegno di Dio. Allora, mi fermo prima, noi accogliamo, ma chi sei tu per accogliere? Allora, io sono qua, ci resto e tu sei qua esattamente come me. Tu non accogli nessuno, sei uno che da 2000 anni ottiene dei vantaggi dal fatto che racconta una cosa che non ha nessuna prova, quindi voglio dire, bravo, cioè, io non sono capace di trovare una cosa del genere per vivere, no? Poi tu mi dici io ti accolgo, ma chi ti ha chiesto di essere accolto? Punto primo. Punto secondo, andiamo avanti con la frase, il disegno di Dio. Allora, noi viviamo in uno stato che in teoria se io produco biscotti, no? Ah, dico che nei biscotti c'è dentro la farina, il lievito e il burro, e poi non gli metto il burro. Io in teoria
sarei perseguibile per una dichiarazione falsa, mendace, cioè non so come esattamente, no? Allora io mi domando, ma questi parlano del disegno di Dio, ma l'hanno mai fatto vedere a qualcuno questo disegno? No, allora, cioè, se non ce l'avete in mano, voi non ne dovete parlare. Mi dispiace, se voi ne parlate e non ce l'avete, beh, dichiarazione falsa e mendace. Cioè, non basta, senza stare tanto a questionare, cioè non. Ma non è neanche un problema, a me non me ne frega niente che la Chiesa abbia una bella idea degli omosessuali, che ce l'abbia brutta, che ce l'abbia, ma proprio non me ne frega proprio niente. Cioè, la Chiesa non ha motivo per parlare, perché anche poi le troppe volte che ha parlato, non ha detto delle cose proprio, come dire, indiscutibili, no? Perché uno che dice al sole fermati, beh, insomma, mi sembra che di errori ne abbiate già fatti tanti, sei anche stato un po' zitti, non fa male a nessuno, questo è la mia posizione.